Ascoltavo, mi è venuta un'idea. Volete venire a suonare per me tutta la giornata, su, a casa? Eh? Che ne dite? Ma vi pago bene? Che fate? Accettate? Va bene. Perfetto, venite con me, seguitemi. Eduardo, mi hai sentito? Eduardo!
che carino che sei! Ma quanti anni avrai? Sei? Ah no, scusa, hai ragione. Più grande. 8 anni, non di più. Mi fa piacere sapere che mi trovi carino. È da un po' di tempo che non mi fai più complimenti. Ti ho detto che sei carino mica perché lo sei. E che lì a terra con quel trenino in mano mi hai fatto tenerezza. Anche tu mi fai tenerezza? Quando a tavola ti manchi regolarmente, qualsiasi cosa mangi. Ma non mi hai presentato i tuoi amici? No, non sono miei amici, non li conosco affatto. Erano qui sotto che suonavano, mi sono piaciuti e gli ho chiesto di salire su a suonare per me. Oh, non sono tuoi amici, non li conosci affatto bene. Posso offrirvi un caffè? Ah, oh, no, un caffè no, un aperitivo. Bene. Questo l'ho appena fatto. Purtroppo però non c'è il ghiaccio. È a base di arancia e spumante. Prego. No. Che mi siete messi in testa? Mica vi ho chiamati qua su per bere. Voi state qua per suonare. Non vi ho autorizzato. Date a me. Ma guarda. E smettila di giocare con quel trenino, cerchiamo di fare le persone serie. Persone serie, ride. Oh, scusa. Scusate. È che credo che proprio non siamo capaci noi di fare le persone serie, eh? Ma non ti sbagli, io so essere serissimo. Tu? Certo, perché sono io che non riesco mai a essere seria a lungo, è così. Comunque, io volevo dirti che me ne vado, ti lascio. No, non ti credo, non lo diresti mica così. E come dovrei dirtelo? Che ne so, a tavola mentre mangiamo, col boccone in bocca, come l'altra sera che cercavi di dirgli qualcosa e non ti capivo e ci siamo fatti un sacco di risate. Ehi, voi, dove andate? Dove credete di andare? Tornate in posizione, non vi ho mica autorizzato ad andare via, eh? Anzi, padre, mettetevi nell'angolo, mettetevi più là. Guarda, Edoardo, quello che ti sto dicendo è molto importante. Io vorrei che tu mi prendessi sul serio. Io ci sto provando a prenderti sul serio. Ma tu veramente mi vuoi lasciare? Edoardo, io credo che tra noi non possa più funzionare. Io non mi diverto più. E poi tu sembri molto più felice quando giochi con quel tuo trenino che quando stai con me. Ma non è vero, noi ridiamo ancora un sacco insieme. Scusa, se ridiamo vuol dire che ci amiamo, no? Caro il mio Edoardo, è vero, noi ridiamo tanto insieme, ma io non mi diverto più e non è la stessa cosa. E poi, io amo un altro. Davvero? E quando è successo ciò? 2 mesi fa. Si chiama Marco. E io ne sono pazzamente, follemente, irresistibilmente innamorata. Tu una volta eri pazzamente, follemente, irresistibilmente innamorata di me. Sì, ma adesso il modo in cui ti amo è disgraziatamente cambiato. È strano, vero, come cambiano le cose? Davvero, cambiano le cose, hai ragione. A proposito di come cambiano le cose, hai visto che stamattina ho fatto la lavatrice? No, ma davvero? È una novità. E cosa ti ha spinto a fare questo gesto così magnanimo? Volevo essere di aiuto. Tu dici sempre che fai tutto tu in questa casa. Allora. Sì, ma chi ti ha insegnato a usare la lavatrice? Che programma hai usato? Mi chiedi troppo adesso. Vai a controllare, vai. Certo. Va benissimo. Quando lo indosserai ti donerà, farai un figurone. L'hai fatto apposta? No, che non l'ho fatto apposta. Che sai, con tutte queste cose di tessuti, temperature,
Colori, troppe variabili. Allora ho preso i piani, i panni, li ho messi nella lavatrice, ho scelto un programma a caso. E... chiaro? E smettila di giocare con quel trenino, guardami in faccia, dimmi la verità. Sai che treno è questo? Adesso non cercare di cambiare discorso. Certo che lo so, è quello col mio nome. Infatti, vedi, sta correndo sotto il mio comando. Non crederai di avermi ancora sotto il tuo controllo. Le cose sono cambiate. Ma poi perché proprio quel treno lì hai dato il mio nome? Non me lo ricordo. Te lo ricordi? Io ho dato nome a tutti i miei treni, per la verità. A questo ho dato il tuo nome perché questo è un treno che cercavo da una vita. E praticamente l'ho trovato insieme a te. Questo l'ho comprato 7 anni fa a Milano, esattamente 2 settimane dopo averti incontrata. Questo è un pezzo raro, come rara sei tu. Certo che la costanza dei treni farebbe impazzire qualsiasi bambino. Lo so, ma basta che faccia impazzire me, io non ci tengo a condividere la mia passione con qualcun altro. Bene, allora continua pure a giocare da solo. Non ci tengo nemmeno io a giocare con te, a fare il capo stazione con quella paletta in mano. Stop al treno, via al treno, stop al treno. Ecco, brava, non lo fare il capo stazione, lascia giocare me. E tu fai un'altra cosa, vai in cucina, vai a cucinare qualcosa. E stai attenta a non fare pasta con il sugo, perché sennò sicuramente ti mancherai tutto. Guarda che il sugo l'ho già fatto. Devo solo calare la pasta. Ragazzi, conoscete Reginella? Mi accompagnate un po' il ritornello? T'hai voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai potuto, distrattamente pensa a me. Stop, un attimo, vorrei canticchiare anch'io qualche cosina. Conoscete grande? Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto. Guarda che ha combinato, guarda. Scusa, ma ti sei sporcato tutto. Ma peggio di un bambino. Io peggio di un bambino, tu l'hai fatto apposta, cosa credi? Io non ti ho visto che giravi la cucciarella apposta per macchiarmi, guarda che hai fatto, guarda. Ti sbagli, è stato un incidente. Un incidente, sì, proprio un incidente. Io adesso mi devo andare a cambiare. Sì, vai. Amore, scusa, non sono riuscita a chiamarti prima. Come? Alla Feltrinelli? Sì, fra quanto? Ma va bene, oh, fra poco, amore. Amore, mi manchi tantissimo. Ma stavi origliando? No, niente affatto. Stavo pensando. Sei proprio sicura di amarlo? Totalmente, pazzamente, follemente, irresistibilmente, sì, ho capito il concetto. Sì. Ma io ho da proporti una cosa. Penso che alla fine la troverai interessante. Che ne dici? Un aperitivo?
Sì, ma di che cosa si tratta? Non tergiversare come tuo solito. Non è vero, non tergiverso affatto. Vedi, io credo che in questa storia, ecco, ne dobbiamo parlare tutti e tre insieme, da persone civili, certo. Intendo dire io, tu e il tuo amante. Ma scusa, non capisco, a che cosa ti serve questo incontro? Marco ed io ci amiamo, non c'è molto altro da dire. No, non è vero, non è affatto così. È che io ritengo invece di avere il diritto di dire la mia, è chiaro? E quindi questo incontro è necessario. Ma questa proposta è veramente incredibile, guarda. È veramente bello da parte tua chiedere di parlarne tutte e tre insieme in modo civile. Però c'è un piccolo particolare, sai, che Marco non accetterà mai. Anche io penso invece che tu sarai capace di convincerlo e di portarlo a un incontro. Io ci conto su di te. Ma forse potrei invitarlo a bere qualcosa, magari salirà per un attimo, ma... No, è meglio che gli spieghi bene come stanno le cose. E poi magari lo convince a salire come ultimo tributo al nostro amore. Anzi, fai una cosa, chiamalo adesso, digli di venire qui stasera alle 6. No, scusa, ma non credo che... In realtà io veramente devo vederlo fra poco alla Feltrinelli, però se vuoi gli parlo e lo porto qui subito, che dici? Tu hai un appuntamento con lui adesso e me lo dici così, come se niente fosse, certo. Ormai sai tutto su di noi, non serve che tu ti stupisca. Diversamente non ti avrei detto niente. Sarei semplicemente andata a fare la spesa. Ma basta, basta. Altrimenti penso a tutte le volte che sei andata a fare la spesa. Senti, va bene così. Vai da lui, vai, e portalo qui. Io mi devo bere il whisky. Edoardo, per il pranzo che cosa vuoi fare? Pranziamo prima e poi vado da lui? No, che pranziamo prima e poi vai da lui? Vai adesso, per mangiare c'è tempo, poi vediamo. Va bene, e allora Edoardo, io vado a spegnere il fuoco sotto la pasta. Vado subito. Spegni il fuoco. Edoardo, buttala proprio quella pasta perché ormai sarà stracotta. Certo, me l'immaginavo. Vai. Vado. A dopo. Ragazzi, suonate qualcosa, ho bisogno di un po' di musica. Più allegra, più rumorosa, più divertente, una cosa che mi tenga su, forza. Thank you.
eccoti. Amore. Mi sei mancato. Anche tu. Figurati che ieri sera ero a casa che cucinavo, ma non riuscivo a combinare niente, perché pensavo noi due che facciamo l'amore. Dio, quanto ti amo. Anch'io, ieri in facoltà, durante la mia lezione, all'improvviso ho perso il filo del discorso. Mi è rientrata in testa e non ho capito più niente. Marco, mi sembra di vivere un sogno. Un amore così è una grande occasione per essere felici. Sì, però Mario, io non ce la faccio più ad aspettare. Ti voglio a casa con me. Cioè, stanotte l'ho passata tutto in bianco e mi sono messo a fare un puzzle. Ma non so, ho messo un centinaio di pezzi. Ti rendi conto? Mi sto esaurendo. Non voglio fare puzzle tutte le sere. Io sono te. No, sì. Maria, guardami, siamo noi il futuro, dobbiamo deciderci a parlare con Edoardo, non si può più rimandare. Ma certo, l'ho fatto proprio stamattina. Gli ho detto tutto, molto chiaramente, con grande franchezza, finalmente. Ma allora stasera sei da me, è finita, siamo liberi. Sì, ma c'è un piccolo particolare, perché lui mi ha dato una risposta che mi ha spiazzato. Cosa ha detto di così spiazzante? Che vuole un incontro con tutti e due adesso. Ci sta aspettando a casa per offrirci qualcosa da bere. Non ho capito bene, cosa ha detto? Aspetta, lascia che ti spieghi. No, ho capito. Non c'è niente da spiegare. No, fammi finire. Edoardo si è messo a fare un ragionamento contorto, perché dice che questa storia riguarda anche lui e che noi non possiamo scegliere ciò che vogliamo senza tenere in considerazione che anche lui vuole poter dire la sua. Però poi dopo si toglierà di mezzo, ci lascerà in pace. Non mi fido. Cosa vuol dire che anche lui vuole poter dire la sua? Ma tu che cosa gli hai detto? Che ha ancora delle speranze, che lo ami ancora? Ma no, certo che no. Io gli ho detto esattamente come stanno le cose, che io non lo amo più, perché amo pazzamente, follemente, irresistibilmente, solo te. E allora, se gliel'hai messa così, che cosa c'è più da dire? No, guarda, non ci vengo a parlare con Edoardo, è fuori discussione. Ma dopo non potrà più mettersi tra noi, dopo saremo liberi. Dai, adesso saliamo su, e lo affrontiamo insieme. Ce ne abbiamo questo dente subito. Così io già da stasera stessa mi trasferisco a casa tua. Ho già preparato la valigia. E poi andiamo a festeggiare. Ti porto al giapponese. O preferisci da Carmelo? Ho un'idea migliore. Quale? Allora, io non vengo a parlare con Edoardo, invece ci vai tu. Gli dici che io mi sono rifiutato e lui dovrà farsene una ragione e noi saremo liberi ugualmente. E stasera ti porto al giapponese. No, ma non puoi tirarti indietro, Io lo sto lasciando dopo 7 anni, almeno questo glielo devo. Edoardo è stata una storia importante nella mia vita, lo sai. Lui mi ha salvato, è stato come un padre per me. Io che un padre non l'ho mai conosciuto. Però lui era rassicurante, era affidabile. Io con lui mi sentivo protetta. Appunto, scusa se te lo dico. Ha quasi 20 anni più di te. Potrebbe davvero essere tuo padre. È già molto che è durata 7 anni, eh? Ma non credere che io mi sia messa con lui solo perché era più grande di me, All'inizio noi ci siamo amati, veramente. E poi l'amore è sfumato. Io ho cominciato a non capirlo più, a non riuscire proprio più a stare al suo fianco. Ridiamo ancora molto insieme, vero? Ma io ormai voglio solo te. E allora, pensa a noi, stasera. A casa tua, Sì, mi piace. Adesso sali con me, lo affrontiamo insieme. Vedrai che non appena ci vedrà vicini, innamorati, capirà da solo che non c'è più niente da dire. Non sarà una cosa poi così tremenda. Sarà, come dire, semplicemente un innocente incontro di addio. Va bene, se proprio insisti. Ma a una condizione. Quale? Se inizi a fare lo stronzo, mi alzo e me ne vado. Ah, se fa lo stronzo, ci alziamo e ce ne andiamo. Ah, e massimo per 10 minuti, non un minuto di più. Ma ne basteranno 5. Allora che facciamo? Andiamo? Andiamo. Thank you.
scusate, ma il fatto che mi sono fatto prendere dal gioco. Voi sapete quanto io adori guidare il trenino, vederlo correre sui binari, ma prego, accomodatevi. Come ha detto che si chiama lei? Non l'ho detto. Grazie, è dato il momento di andarvene. Sì, allora vediamo. Vabbè, siete stati bravi, dai. Siete stati veramente bravi, questi. Sono per voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Edoardo, siamo solo pochi minuti, eh? Cerchiamo di rimanere tranquilli. Per favore, non facciamo scenate. Io non ho nessuna intenzione di fare scenate, ma solo di affrontare il problema tutti e tre insieme, perché la cosa riguarda tutti e tre. Io ho il diritto di dire la mia, questo è. Ecco, allora questo è il momento di parlare. Dici cosa hai da dire e così poi ce ne andremo. E smettila di fumare, l'aria è irrespirabile. Ti dico però subito che la decisione è già presa. Io già da stasera stessa mi voglio trasferire da Marco. Come al solito, sei impulsiva e ti butti di getto nelle cose senza riflettere. Io non sono affatto impulsiva. È da tempo ormai che cercavo il momento giusto per dirti che me ne volevo andare. Semplicemente stamattina sono riuscita a parlarti liberamente, come volevo, senza mezzi termini. Edoardo, ascoltami. Noi abbiamo condiviso tanto in questi anni. Non roviniamo tutto. Cerchiamo di lasciarci da buoni amici. Lo sai quanto ti stimo. Bene, veniamo al dunque. Allora, vi ho chiesto di incontrarci perché la cosa riguarda tutti e tre allo stesso modo. Riguarda me come è lasciato. E voi come... Come nuova coppia, eh? Sì, possiamo dire anche così, come nuova coppia. Ma il fatto è che non basta volersi bene o cessare di volersi bene per stabilire cosa sia giusto fare, no? A me però è venuta un'idea che risolve tutti i problemi e che tiene conto di tutte le rispettive prerogative, ecco. Questo è. Scusate, non ho ancora detto niente perché mi ero ripromesso di restare in silenzio per non creare motivo di tensione tra di noi. Era meglio. Ma adesso devo parlare. Non c'è cosa più chiara e definitiva e che risolve tutte le prerogative, come ha detto lei, se non il fatto che Maria ama me e non la ama più. E questo è un fatto e non c'è nient'altro che si possa dire o fare. Mi faccia finire, stia a sentire qual è la mia proposta, poi del resto la porta è aperta, se vuole se ne può sempre andare. Edoardo, non tiriamola per le lunghe, ti prego. Marco ha perfettamente ragione, non c'è molto altro da dire. La situazione è fin troppo chiara e lampante. Finiamola qui da persone adulte, in modo civile, come hai detto tu. Ma poi hai detto, bene, quello che dici tu mi piace. Finirla qui da persone civili. E effettivamente hai ragione. Per cui, prego. Ma che cosa hai messo nei vagoni? Eh? Ci vuoi offrire da bene? Certo. Che cos'è questo liquore? Eh? Ma non era meglio una cosa un po' più semplice? Per esempio un aperitivo, come si era detto. Ma per quello che ho da dirvi, ritengo che alla fine sarete d'accordo con me che un piccolo sorso di liquore è l'ideale per chiudere la nostra conversazione. Non contate su di me, io non prendo niente, grazie lo stesso. Ma stava spiegando questa sua soluzione. Ci dica in cosa consiste. Si sta facendo tardi, vero? Sì, Edoardo, sì. Queste tre bottiglie di liquore, tra parentesi si tratta di Porto, fanno parte del mio piano per risolvere amichevolmente la questione. In realtà una di queste tre bottiglie è leggermente diversa dalle altre, perché due sono state riempite esclusivamente di porto. Una invece contiene
Una quantità di veleno tale da uccidere in meno di un minuto chi l'atterrà. Me lo aspettavo. Ma cosa c'entriamo noi? Cioè, se vuole fare la finita, si accomodi. Ma non ci chiede il permesso. Né cerchi di scaricare su di noi la colpa della sua morte. Ha capito. Lei arriva a conclusioni sballate, caro signore. Mi faccia finire di dire. Fallo finire di spiegare, altrimenti non ne usciamo più. Avanti, continua. Sei semplice. Sceglieremo a caso una bottiglia di liquore a testa. E uno di noi morirà, cessando però di essere un problema per gli altri due, no? Se muoio io, non sarò più un problema per voi due, vero? Mi piace l'idea. Ma se muore lei, non sarà più un problema tra me e Maria. E se dovesse morire Maria, non ci saranno più problemi tra noi due. Ma come vedete siamo tutti sullo stesso piano e la cosa si risolve in maniera equa e definitiva. Il tuo senso dell'umorismo ha sempre avuto qualcosa di perverso. Lei è pazzo! Non essere un altro minuto qui a farmi prendere in giro. La sua proposta è folle. Maria, scusami, ho tentato! Ma adesso è tutto chiaro. Io me ne vado. Vieni via con me. No, no, Marco, aspetta, aspetta. Non andartene. Aspetta solo un attimo. Edoardo, io non sono sicura di aver capito bene. Ma tu davvero pensi che si possa prendere una decisione così importante con tanta leggerezza? È vero che mi piacciono le sfide, ma questa che proponi mi sembra un azzardo, non una sfida. No, ma io ritengo che sia perfettamente ragionevole offrire a ciascuno di noi la possibilità di avere tutto o niente. Ma non si tratta affatto di un azzardo, no. La mia proposta deve essere considerata piuttosto come una superba prova d'amore. Certo, la prova attraverso la quale si stabilisce fino a che punto si è disposti a rischiare per amore. Edoardo, questa prova d'amore sembra un'idea pazzesca. Mi rifiuto di continuare questa discussione. Ma pretende davvero che Maria prenda parte a questo assurdo giochetto? Ma guardi che è assolutamente indispensabile se vogliamo che tutte e tre le ipotesi possano verificarsi, no? E che tutto resti perfettamente equilibrato. Marco, il suo ragionamento è un po' folle, però inizio a capire il senso di quello che ci sta chiedendo, perché questa prova che ci chiede di fare si basa sul fatto che per amore bisogna essere disposti a rischiare tutto per l'altro, anche la propria vita. Io sono disposta a rischiare tutto per amore, per te. Se è vero che mi ami, devi essere disposto a rischiare qualcosa per amore anche tu. Rischiare qualcosa per amore? Qualcosa? Ma qui si tratta di morire! Una soluzione senza appello, definitiva, capisci? Ma tu davvero sei disposta a morire per lui? Perché di questo si tratta! Io sono disposta a rischiare, ma non per lui, per me, per noi! Perché questa non è semplicemente una prova d'amore, è la prova della vita! Io sono pronta a rischiare tutto, fino in fondo! Maria, te lo proibisco! No, per il momento, tesoro, non puoi proibire proprio niente. Penso che nessuno di noi sia in condizioni di ordinare o proibire alcunché agli altri. Lei quello che può fare, il massimo che può fare, è rifiutare la sua personale partecipazione. Semplice. Maria, ma come puoi pensare di fare una cosa così? È il nostro proposito di vivere insieme, di avere un figlio. È vero. Io voglio un figlio da te, voglio vivere il resto della mia vita con te. Però è anche vero che non posso rinunciare a una prova così importante. È una prova per noi, non lo capisci? Se non lo facciamo saremo sempre assaliti dal dubbio. Mentre per questa prova può mettere il sigillo sul nostro amore, per sempre. E se avrà fatto tutto questo al solo scopo di eliminarmi? Per tenerti stretta a sé? Dopo sarai comunque felice di restare con lui. Questa è una giusta osservazione. Edoardo, come la mettiamo, eh? Tu saprai esattamente in quale delle tre bottiglie te mi solverino. Ci ho pensato, certo, ma è semplice. Guarda. Fate tutti i controlli che volete. Troverete che le tre bottiglie sono perfettamente uguali, non c'è nessun segno di identificazione. Poi, del resto, sceglierete voi per primi. Io prenderò quella che resta, senza nessuna possibilità di condizionare o influenzare le vostre scelte.
Continuo a pensare che si tratta di una pazzia. Ma è geniale, lo ammetto, mi hai sorpreso. Vedi Marco, in fondo siamo tutti sullo stesso piano. Io è semplicemente geniale. Un momento. E come la mettiamo nel morto? Morto. Cioè, chi sopravvive? Come fa a liberarsi del corpo senza che la polizia faccia un casino e complichi, per così dire, la vita di chi resta? Ma c'è una soluzione anche per questo. Certamente non dobbiamo bere qui adesso, no? È ovvio. Stasera ognuno berrà il liquore nel luogo che riterrà più opportuno. E domani sera i superstiti si incontreranno al Blue Note per la cena. E suonerà Valerio Virzo, sarà uno spettacolo indimenticabile. E come vedete, in questo modo nessuno ci potrà accusare per la morte di uno di noi. No, io andrò in albergo. Ho prenotato una camera all'Hotel Vesuvio. Sì, almeno sarà un bel panorama. Dovesse essere l'ultima cosa che vedo al mondo. Voi fate le vostre scelte. Hai pensato proprio a tutto. Hai persino prenotato una stanza in hotel. E quindi eri sicuro che io avrei accettato la tua soluzione? Ma io ero sicuro, conoscendoti, che la mia proposta ti avrebbe eccitata e che alla fine l'avresti accettata anche con entusiasmo, perché tu sei una che va fino in fondo alle cose, no? Sei una donna competitiva, ambiziosa, più di quanto tu stessa non pensi. In questo noi siamo uguali. Non so se come dici tu, ma forse qualcosa di vero c'è. Maria, ma cosa significa questa prova? Non c'entra niente con te, con noi. È solo una pazzia. Non merita il nostro impegno, davvero, non ne vale la pena. Vieni via con me, non sprechiamo altro tempo. Marco, questa è proprio la prova d'amore di cui abbiamo bisogno, invece. Credi a me, facciamo insieme questa pazzia. Ma è proprio quello che vuoi, veramente? Se per te questa prova è veramente importante, lo farò per te, perché ti amo. Ma tu dimmi che mi ami anche tu. Promettimi che resterai per sempre con me se resteremo vivi a questa assurda prova d'amore. Ma certo che ti amo. Ti amerò per sempre, non dubitare. Dunque aderisce anche lei alla proposta? Direi di sì. Vedo che Maria è tutta presa dall'idea. Certo che sono presa. Edoardo, quest'ultima trovata è veramente geniale. Grazie. Benché un tempo fossi incline a esaltare le tue virtù, adesso mi rendo conto che non ho mai riconosciuto tutti i tuoi meriti. Comunque, penso che passerò la notte a casa di mia sorella, che è fuori città, mi ha lasciato le chiavi e ne approfitto. È una casa bellissima, si trova all'interno di Palazzo Donnanna e affaccia sul mare. Ah, io ho sempre sognato di vivere in quella casa. Sarà bello pensare che guarderemo lo stesso mare nello stesso momento. E tu, amore, invece dove andrai? Ah, io non lo so. Credo che lo farò a casa mia. Nel mio letto, mi sembra più assicurante. Va bene, senza altri indugi scegliete le bottiglie, io per vostra maggiore tranquillità mi giro proprio dall'altra parte. Abbiamo fatto la nostra scelta. Adesso ci dobbiamo separare, giusto? Sì. E allora, addio. Anzi, arrivederci. Aspetta, vengo via con te. Addio. Thank you.
inutile che aspetti Marco. Marco non verrà. Come fai a esserne così sicuro? Fidati, non verrà. Non verrà. Capì? Tu sei un bastardo. Io mi ero fidata. Molto affrettate e sbagliate. Perché? E quali altre conclusioni ci potrebbero essere? La verità è che mi hai tradita. Hai trovato il modo di uccidere Marco senza essere incolpato della sua morte, così? Stai zitta un attimo e ascoltami. La verità è che siamo morti, entrambi. La verità è che mi hai fatto credere che si trattasse di una prova d'amore, invece... Ma io dirò tutto, io ti denuncerò, tu dovrai pagare per questo. Davvero? Sei sicura di potermi denunciare? Dimmi, come avrei fatto a ucciderlo? Giusto, come hai fatto a fare in modo che il veleno capitasse proprio nella bottiglia di Marco, eh? Quale trucco hai usato? Nessun trucco, cara. Il veleno era in tutte e tre le bottiglie. Questo cosa diavolo significa? Quello che ho detto, il veleno era in tutte e tre le bottiglie. E questo che cosa vorrebbe dire? Che io e te siamo morti? È quello che sto cercando di spiegarti dall'inizio. Ah, vorresti farmi credere che io e te, adesso, qui, che cosa siamo, eh? Siamo due fantasmi. Ma fammi il piacere. E poi se fosse così, Marco dov'è? Dovrebbe essere anche lui qui, no? A meno che... Marco non c'è perché Marco non ti amava abbastanza. Ah, certo che mi amava, ne sono sicura. Fa esserne così sicura, ti sei sbagliata su di lui. Marco non ti amava abbastanza da rischiare tutto per te, come invece ho fatto io, perché io sì che ti amo. Aspetta. Se è vero che il veleno era in tutte e tre le bottiglie e che noi due siamo morti, allora se Marco non c'è, c'è una sola spiegazione: non ha bevuto. È evidente. Ma non mi amava abbastanza, non mi amava abbastanza da rischiare la sua vita per me. Edoardo, sei stato fantastico. Marco non mi meritava. Ma hai già dato un'occhiata in giro? No, sono arrivato poco prima di te. E questo cocktail chi te lo ha dato? Ah, questa è una graziosa signorina, me l'ha portato, sì. E un cocktail per me non c'è. A chi posso chiedere per averne uno anch'io? Ah, vedrai, o dopo verrà qualcuno a portartene uno, ma per ora vieni questo. Grazie. Beh, e adesso che si fa? Insieme per sempre. Per l'eternità.